Immagino la Prato del dopo pandemia come una città che ha il coraggio di investire sulla ricerca di nuovi talenti o di un nuovo talento. Prima di tutto con un gruppo di ricerca che si impegna per capire chi siamo, per creare una carta d'identità della Prato di oggi. Spesso ci abbandoniamo al racconto della Prato del fare, che è giusto, è nella storia, è nei fatti, ma forse è necessario riflettere a partire da questo che cosa vogliamo diventare e che cosa siamo oggi. Cosa è diventata la città, quali sono le sue aspirazioni e soprattutto che colleghi queste aspirazioni con tutto quello che succede nel mondo. Non c'è mai stato un problema di ricerca dell'identità, ma c'è stato sempre una prigionia rispetto a un'identità da cercare. Secondo me Prato ha delle caratteristiche forti, però a partire da queste caratteristiche devi immaginare un futuro diverso. Essere una persona che arriva da fuori, da questa città, aiuta sicuramente a raccontarla, perché può, diciamo così, fornire gli elementi descrittivi senza che ci sia per forza un retroterra che diciamo così condiziona il racconto. Però in realtà questa è una città che si nutre di queste caratteristiche, è una città che si nutre di persone che non vengono o magari non sono nate in questa città, ma che poi iniziano a farne parte e incidono sul percorso che questa città poi vuole prendere. Pensiamo semplicemente all'immigrazione, sia appunto quella proveniente dalle regioni del sud del nostro paese, sia quella proveniente dall'Oriente, che hanno influito e che hanno costituito anche il nuovo corso di Prato. Mi piacerebbe molto raccontare di una città che ha un problema diverso da quelli che è adesso. Cioè, mi piacerebbe raccontare una città in cui il problema della dignità del lavoro non esiste più, ci sono problemi come gestire l'enorme domanda di afflusso di persone che vogliono investire sul nuovo talento di Prato, che può essere la tecnologia, la natura, la commistione delle due cose, oppure addirittura come gestire un turismo di qualità. Mi piacerebbe raccontare problemi nuovi, visto che quelli vecchi oramai, diciamo così, ci avviamo a risolverli, mi auguro.